Avete notato che in estate succedono sempre le cose strane, no? Adesso il barile di petrolio costa 80 dollari, però la benzina sta a 1,60 euro. Quando costava 120 dollari al barile, la benzina stava 1,200 euro. Sono i misteri meravigliosi del nostro paese. Però vi voglio leggere una cosa a cui tutti vorrete partecipare e andare. Questi sono i prezzi dei ristoranti dalla prossima settimana, quindi siate tranquilli in famiglia. Antipasto del giorno: carpaccio di filetto con salsa al limone, euro 2,76. Lamelle di spigola con radicchio e mandorle, 3,34 euro, ricordatevi i prezzi. Prosciutto e melone 2,33 euro. Antipasto al buffet 3,34 euro. Il nostro è un paese pieno e ricco. Primo del giorno: spaghetti alle alici 1,60 euro. Risotto con rombo e fiori di zucca 3,34 euro. Penne all'arrabbiata 1,60 euro. Minestra di pasta e patate 1,60 euro. Zuppa ricca di verdure 1,60 euro. Il nostro paese è pieno e ricco. Secondo, filetto di orata di crosta di patate, quanto costa? 5,25 euro. Omelette con mozzarella 2,68 euro. Scaloppina di vitello al pepe verde 5,23 euro. Balzerà agli occhi una cosa che è ignobile: l'omelette è carissima. 2,68 euro rispetto all'orata 5,23 euro. Pesce spada alla griglia 3,55 euro. Lombada di vitella ai ferri 3,55 euro. E poi vari prezzi. Questo paese è ricco e pieno. Questo è il menù vero, dove voi potrete portare le vostre famiglie, della buvette, del ristorante del Senato. Questi sono i prezzi veri. Questo paese è talmente ricco e pieno che hanno comprato, e qui stappatevi bene le orecchie, 46 milioni di euro di carta igienica. Lo capite perché, no?